Luca non ci sa fare per niente con le ragazze, ed è una cosa vera. Infatti mi ha chiesto di valutarlo nel suo video con Eimerin, perché lui ci ha provato per tutto il tempo con lei, ma non ha funzionato. Oppure sì, lo scopriremo proprio in questo video, vedendo cosa è giusto e cosa è sbagliato, in modo che anche voi sappiate come comportarvi se volete provarci con una ragazza. Ciao a tutti, io sono Octi di Pura Fibra Italiana, ognuno ha una storia da raccontare e in questo video valuteremo appunto Luca di Shikokujin nelle sue movenze da tipo che vuole provarci con Eimerin. Partiamo subito da una premessa che è molto importante: le ragazze e le persone in generale non si innamorano per telefono, si innamorano dal vivo, con le interazioni dal vivo. Quindi se voi volete provarci con una persona per telefono, state sbagliando, perché le persone non si innamorano per telefono, ok? Si innamorano nella vita vera, con le interazioni vere. Quindi già uno che vuole partire tipo non so come provarci con una WhatsApp sta sbagliando, perché non deve provarci su WhatsApp, deve provarci nella vita vera. Ma detto ciò, andiamo subito al video a vedere cosa combina Luca. Bella gentaglia di Shikoku. Questo sarebbe un intro sexy. Perché è rosso? Sembra Goku Kaioken. Un altro video con la... Ok ragazzi, a quanto pare ho trovato la pagina giusta. Ma veramente? Come fare innamorare qualcuno di te? Ok. Farsi amare, sì. Easy. Prenditi cura del tuo corpo. L'aspetto fisico è molto importante per l'attrazione. Enorme stupidata. L'aspetto fisico ti aiuta a fare una buona impressione, fare una prima impressione che conta, ma per il resto non c'entra niente. Quindi già partiamo malissimo. Luke, dove sei? Luke, mi stanno pushando. Luke. Eccomi. Luke, veloce, mi stanno pushando, veloce. Sì, arrivo, stavo facendo un po' di flessione. Aiutami, sai. Sì, no. Sono messa malissimo. Però, giustamente, uno si mette a fare le flessioni durante il gameplay. Dobbiamo vincere questa partita. Sono già arrivato. Eppure è morta intanto. Ho fatto perché il corpo umano. Cosa? Il corpo umano cosa? Stavo morendo, ti ho chiesto aiuto. È merito delle flessioni questa kill. Cerca di costruirti una buona reputazione. E vabbè, hai già un canale da 230.000 iscritti, più reputazione di così. Comunque, volevo dirti, lo sai che ho un sacco di iscritti? No, l'avevo previsto. Io vi giuro, io questo video non l'ho visto, lo sto vedendo per la prima volta in diretta, proprio una reaction proprio. No, vabbè, comunque volevo dirti che... Cioè, alla fine, tanti altri, un sacco di persone mi vogliono bene. Mm-hmm. E mi rispettano. Cioè, okay. Praticamente, mi vogliono proprio bene per come sono, lo sai? Oh, cacchio. Sai che alle fiere mi fermano sempre tantissimi suscini. Beh, a me di più, e anche a Fra di più, in realtà. Potresti aiutarmi? Arrivo, ho paura. L'ultima fiera, il Games Week dell'anno scorso che siamo stati insieme, fermavano un sacco di persone, me e Fra, Luca e... Ora perché c'è quello là che c'ha il cecchino. E Eimerin ride per ogni cosa, io non so se ha già riso in questo video, ma notatelo. Ah, ciao amico! Mi sa che morirai. Io vado invece... dall'altro... Oddio! È morto veramente e questo... Anche l'altro. Bellissimo. Beh, comunque bellissimo. Anche nei commenti in tanti mi dicono che sono bravo a Fortnite, lo sai? Sbagliano di grosso. Raga, Luke fa schifo a giocare a Fortnite. Come fa ad avere 6 kill di squadra? Ma sono tutti nabbi. Proprio tra tanti commenti ho proprio una bella reputazione. Lo sapevi? Mai tirarsela, mai tirarsela in generale. Non con le femmine, ma in generale non bisogna tirarsela mai. Siate umili. Sì, gentile. Questa ragazzi mi esce facile, sono bravissimo. Questa è sbagliata, è stra sottovalutata, perché di solito il problema più grande quando ci si prova con una tipa è che si è troppo gentili, ok? Si è così gentili che con tutti gli altri non si è gentili, mentre con la persona speciale sì. Per esempio, tantissimi maschi, una volta che gli piace una tipa, iniziano a fargli un sacco di favori e robe. La vera domanda, ragazzi, che dovete farvi è: ma io sti favori li farei per una tipa brutta? E se la risposta è no, non fatela neanche per la tipa che vi piace a voi, altrimenti siete falsi, non siete voi stessi, siete gentili per trarre qualcosa indietro, siete dei viscidi schifosi. Guarda Luke che viscido. Ho deciso. Ti do tutto questo, tieni. A me non serve l'inventario, tieni.
Vuoi tutto? Ah, ecco perché erano nabbi. Tieni, sono in modalità tutto. Ah, no, scusa, non sono tutto oro. Ok, no. Ho intenzione di darti tutto ciò che ti serve. Sappi che se hai bisogno di cure, se mai in futuro avrai bisogno di aiuto, se... Con me invece ruba le munizioni, eccetera. Quindi vedete, non è se stesso. Si sta comportando male, maledetto Luke. Con me non mi daresti tutto questo inventario, diamine, anzi me lo ruberesti. Avrai bisogno di materiali, io ti darò sempre tutto. Prendi pure ciò che ti serve, io prendo gli scarti. A me servono solo gli scarti, solo gli avanzi. Puoi pure prendere tutto. Tutto quello che ti serve. Puoi anche materiali. Ti lascio tutto. Sono un attimo un po' confusa, ma non c'è bisogno. Luca è un fino occhio. Se ti serve veramente, tu chiedi ogni cosa. Vuoi che ti faccio la scala? Ti faccio già la scala per la montagna dopo. Veramente, ogni cosa. Ogni cosa. Guarda, se tu avessi qualche colpo da dimezzare, va dimezzare. Bene. Tutti te li do. Tutti quali, no. Dimezzo. Guarda, tutti qui. Ma cosa ridi? Cosa c'è da ridere? Cosa c'è da ridere? Mostra i tuoi difetti. Ah, voglio proprio vedere. Questo no, cioè, non è che mostri i tuoi difetti, sì, te stesso nel senso, voglio dire, non c'è da mostrare i propri difetti. Comunque, capisco che a volte posso sembrare un po' strano, in effetti. È un problema di tanti youtuber, sai. Cioè, perché alla fine, quando si è youtuber, capisco comunque che non devo insistere sulla pizza. Sì, in effetti sono proprio pesante. Scusami. Alla no, ma, non... cioè, tranquillo. Lei non capisce, no, lei non capisce. Scusa, davvero. Ho anche... Sono anche un po' brutto, in effetti. Un po' sì. Ma... Scusa, davvero. Ma perché? No. È un po' basso, aggiungerei. Il fisico non è importante, l'importante è quello che c'è qua dentro. Vedi, lo dice anche lei e l'ho detto anch'io all'inizio. Ma sono antipatico. Sono antipatico. Ogni tanto. Tipo, metti che sto perdendo a Fortnite. Ecco, io mi arrabbio. Scusami, cioè, è proprio un difetto mio, davvero. Ma non lo faccio con cattiveria. Io apprezzo che tu mi stia dicendo queste cose, davvero, lo sto apprezzando. Ma perché? Cazzo, ma cosa fa? Urca. Ma che cosa sta facendo? Comunque dai, non te la devi prendere a male, è normale arrabbiarsi per le cose che vuoi... E mi piace che lei è seria, cioè lui sta scherzando, ma lei è seria. Un po' insistente, c'è anche con Pazzox, con la pizza. Continua... Sei bello, falle notare i tuoi difetti, non fargli la lista della spesa dei tuoi difetti. E poi dov'è il sono forte a Fortnite? Scusa un attimo. Sono scarso a Fortnite. Tutto parte 2. Vai che cadiamo tutti. Poi mi rianimi. Aspetta che lo uccido questo. Guardalo che maestro. Ah, sì. Oh, è morto, li avevo già uccisi. No. Ora muoiono. È stata colpa mia. Ma cosa ridi? Ma cosa ridi? Cosa c'è da ridere in tutto ciò? Cosa c'è da ridere? Ma cosa? Dannazione. No. Sei morto, sei morto. No. Non sei deficiente, però. No, io non ho neanche cure. Aiuto. Oh, mamma, sto qui volendo scoparti. Siete gli ultimi due, siete 1v1. No, siamo uno più... No, ma dovevi... No, dovevi dirmelo subito. Voleno scoparti? No, ma non dire... Questa battuta è mia. Questa battuta è proprio mia, bastardo. Ma mi ruba le battute pure. Mi piace il mouse di Luca lì. Ma vaffan... Non fingere disinteresse. Questo è sbagliatissimo. Questo è proprio il consiglio forse più sbagliato in assoluto. Non è che bisogna fingere disinteresse, ma non bisogna neanche mostrarne troppo, altrimenti... La persona che abbiamo davanti inizierà a capire che può approfittarsi di noi. Quando una femmina capisce che vi ha in pugno, inizia a farvi fare i favori. E tanto non sarà mai la vostra ragazza. Ma ve lo fa credere. Vi dice, dai, sì, ma se tu fai questo magari un giorno cambio idea. Proverò delle emozioni, sì. Ma sai che ti dirò che ti sta veramente bene quel vestito che... L'ultima volta c'era... Ma indossa sempre quel vestito! Non so guardare altro che quel vestito. Che è sempre quello. È molto carina. Anche adesso sicuramente sono sicuro che sei molto carina. E comunque, fare complimenti sull'aspetto fisico, proprio no. Il carattere, la mentalità, qualcosa che ha fatto, ma no, l'aspetto fisico. Grazie. Di nulla, veramente. Ma anche simpatica perché mentre registriamo mi fai sempre ridere, davvero.
A parte che non è vero che non ha mai riso, a parte questo. Cioè, ma tu come pensi di poter piacere una persona dicendogli che ti interessa? Tipo, ehi, tu mi piaci un sacco, tu no. Ah, ok. Ma io ti ho detto che mi piace, quindi dovrei farti cambiare idea. Invece no. Sì, un buon amico. Ma se sei un buon amico, ma come puoi essere un moroso? No! Se sei un buon amico, irai in friend zone, zona amicizia. Viene chiamata apposta così. Non fate nulla di quello che avete visto in questo video.